Ben ritrovati al Notes di Antenna 3. Vediamo subito insieme, come di consueto, gli appuntamenti dei prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi che nella suggestiva cornice di Villa Ancilotto a Crocetta del Montello, il Comune di Crocetta del Montello e l'associazione Art Dolomites APS organizzano fino al 9 gennaio la seconda parte della trilogia espositiva La rivoluzione silenziosa dell'arte in Veneto 1940-1970 da Music a De Luigi e Tancredi. Oltre 80 opere di artisti veneti come Vedova, Guidi, San Tommaso e ancora Pizzinato, gli spazialisti e il gruppo N saranno visitabili al pubblico. Info e prenotazioni sul sito www.artdolomites.it oppure scrivendo a prenotazioni@artdolomites.it. Nel 1989 cadde il muro di Berlino. Cadde il muro della vergogna al grido «Libertà, libertà» di decine di migliaia di tedeschi dell'Est, accolti in un grande abbraccio dai fratelli dell'Ovest. Alla fine della costruzione rimarranno solo alcuni punti, lasciati come monumento di un'epoca storica e un memoriale per ricordare le 170 persone che furono uccise dai militari durante il disperato tentativo di attraversare il confine innalzato dall'Unione Sovietica il 13 agosto del 1961. La vita ti offre sempre una seconda possibilità, si chiama domani. La curiosità del territorio di oggi ci porta a San Polo di Piave, in provincia di Treviso. Passeggiare dentro un quadro? Il parco storico del castello Papadopoli Jol è proprio questo, andare a spasso dentro un quadro realizzato nell'Ottocento per volontà della famiglia Papadopoli da Francesco Bagnara, scenografo ufficiale della Fenice di Venezia, a cui si deve il progetto di alcuni tra i più importanti giardini ottocenteschi del Veneto. La villa, nota come castello per precedente o antico lignaggio e gli annessi, sono stati progettati e sono parte integrante di questo grande dipinto. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.